Zaccarelli, responsabile comunicazione di Ruote da Sogno. E comincerei proprio da te, Patrizio, perché Ruote da Sogno è un po' la grande novità del settore dell'auto, della moto d'epoca. Vuoi raccontarlo proprio tu direttamente? Noi siamo stati vostri ospiti qualche settimana fa per questa grande inaugurazione di questo posto incredibile che in Italia mancava. Sì, Ruota da Sogno è una bella sfida di Stefano Aleotti, grande appassionato di auto e moto d'epoca, che ha inteso offrire agli appassionati la possibilità di tornare a cavalcare le moto che hanno fatto e hanno scritto varie epoche del Novecento. All'interno di un grande contenitore a Reggio Emilia noi oltre 6.000 metri quadrati. Oltre 6.000 metri quadrati di moto e di auto d'epoca. Si tratta e molto altro. Si tratta di un hangar dove custodiamo gelosamente queste bellezze che sono poi tutte in vendita, oltre naturalmente ad un parco auto di auto classiche che è in forte crescita. L'idea è quella di mixare le eccellenze del nostro territorio insieme ai motori e agli spettacoli, quindi è qualcosa che va anche a soddisfare l'aspetto ludico del nostro business. Quindi si può mangiare, ci sono degli eventi, ci sono degli spettacoli. Assolutamente. Ovviamente sì. Ci sono le officine di restauro. E poi la cosa che mi ha colpito, e lo vedete anche nelle nostre immagini, è questa enorme quantità di moto. Le auto, come ho detto, sono di meno, ma stanno crescendo come numero. Ma questa enorme quantità di moto pronte alla vendita, con il cartellino, una cosa che in Italia non si era mai visto, il cartellino con il prezzo. Sì, questo è un altro aspetto del nostro business che abbiamo inteso rafforzare, in quanto finora il mercato era fatto da collezionisti e da restauratori e il prezzo subiva sempre comunque delle variazioni. Era quasi tenuto nascosto, esattamente, no? Un po' era considerato, diciamo, sulla base della domanda e dell'offerta. Noi ritiriamo tantissime collezioni perché oggi stiamo assistendo ad un problema generazionale dei grandi collezionisti, che non tutti per fortuna non sono riusciti a trasmettere questa passione ai propri figli, e questo fa sì che seppur con grande dispiacere intendono offrire ad un operatore come noi la possibilità di recuperare queste bellezze e di rimetterle in circolo. Anche perché vogliamo dire, vendere una collezione, soprattutto una collezione importante fatta di molti mezzi, è un vero e proprio lavoro, richiede competenza, professionalità, insomma si parla spesso anche di valori importanti, non è un lavoro facile che possono fare tutti se non hanno tempo, preparazione, competenza. Assolutamente, io dico sempre che siamo un po' tutti vintage in azienda, nel senso noi per l'età, ma fondamentalmente anche i nostri meccanici che vengono da esperienze e da percorsi con grandi case motociclistiche, per cui sono casomai in pensione, ma sono degli esperti formidabili e ci supportano nella scelta, grazie anche a dei commerciali che sono dei veri e propri autorità in materia, sia per l'auto che per la moto. Quindi questo è un gruppo, è un team formidabile, ritengo, che si muove all'interno di un mercato che sta cambiando e che noi stiamo cercando di cambiare. E come Ruote da Sogno Giovanni Mancini interpreta un vero e proprio cambiamento, una rivoluzione che avremo poi modo di approfondire, perché veramente sta cambiando il modo di percepire la passione per la moto e l'auto d'epoca. Il mondo dell'editoria sta cambiando grazie anche a un intervento di Mancini, in qualità di editore di Elaborare, un giornale Elaborare 4x4, giornali ormai ben conosciuti dal pubblico italiano. Tu però sei entrato anche di prepotenza nel mondo del classico, faccio vedere Elaborare Classic, che da qualche mese è diventato una realtà importante nell'editoria. Come è venuta l'idea di legare questi due mondi? Allora, l'idea diciamo, parte un po' da lontano, sono 2 o 3 anni che ragioniamo su questo settore delle auto storiche e alla fine è stata presa questa decisione proprio alla fine dello scorso anno e siamo partiti con il primo numero di Elaborare Classic nel mese di luglio. Elaborare Classic che cos'è? È una rivista che parla di auto storiche prevalentemente personalizzate e preparate. In Italia ce ne sono tantissime, ci sono tantissimi appassionati che personalizzano le auto storiche e le auto classiche, allora perché non fare una rivista per loro? Siamo partiti quindi con questo primo numero,
che ha avuto un successo incredibile, aveva la Delta A, la Delta in copertina, la Delta è di grande richiamo. Uno dei grandi miti di questo settore. Sicuramente un elemento trainante, ma poi abbiamo scoperto, diciamo, tantissimi seguaci che ci stanno seguendo anche sul numero 2, dove c'è invece una 124 Abarth. Altra icona, esatto, importante dello sport. Giovanni, mi dicevi una cosa prima, telecamere spente, che tra tanto clamore, tanto interesse positivo da parte del pubblico e delle aziende di questo settore e per questa nicchia, diciamo, delle elaborazioni legate alle vetture storiche che sta però crescendo, c'è stato però anche qualche problema, qualche incomprensione con ad esempio l'ASI, l'Automotoclub Storico Italiano, che sta vivendo un momento molto travagliato, molto difficile della sua storia e che forse deve aprirsi un po' anche al cambiamento. Cambiamento che è rappresentato anche da iniziative editoriali come la tua, che invece hanno trovato una netta opposizione dell'ASI. Sì, diciamo che è stato un inciampo che comunque deve far riflettere un po' anche su questo tema. Per questo, no? Lo raccontiamo. Il tema della personalizzazione, anche delle repliche e quant'altro. Noi nella fase di lancio della rivista, quindi, abbiamo fatto una programmazione di una comunicazione a 360 gradi, dai social alle televisioni, sposando anche Automoto TV. Siete anche da noi, naturalmente. E abbiamo pensato a uno dei magazine istituzionali nel settore dell'auto storica, che è la Manovella. Assolutamente. Abbiamo chiesto un preventivo, quindi ci siamo accordati per il prezzo, modalità di pagamento e tutto. Poi, diciamo che c'è stata la necessità di inviare il bozzetto pubblicitario della rivista, perché l'organo, diciamo, il consiglio avrebbe dovuto approvare la pubblicità di questa rivista, che non era comunque concorrente già in partenza alla Manovella. Dopo una settimana, 10 giorni, c'è stata la risposta ufficiale, che è stata negativa, cioè il referente commerciale mi ha comunicato che l'organo superiore... Perché l'ASI non intendeva offrire, a pagamento naturalmente, gli spazi della sua rivista ufficiale, la Manovella, per pubblicizzare Elaborare Classiche, perché Elaborare Classiche andrebbe contro i principi istituzionali dell'ASI, che vuole che le macchine siano completamente originali. Quindi ignora completamente invece l'esistenza di un settore che è legato proprio alle competizioni, esatto, ma alla storia stessa, perché le automobili venivano anche elaborate. Sì, sì, e diciamo che manca proprio nell'ASI, ne parlammo anche anni addietro con l'ingegner Loi, mi sembra che era il presidente. L'avvocato Loi, riguardo anche a elaborare, perché comunque anche nel mondo del tuning auto c'è tanta personalizzazione, e già pensavano circa 10 anni fa di aprire uno spiraglio dell'ASI, un sottoregistro delle auto personalizzate. E quindi nell'incapacità di governare un settore importante in crescita preferiscono ignorarle. Io credo che non sia la strada migliore da parte dell'ASI, che, ripeto, sta vivendo un momento travagliato della sua importantissima storia, perché ricordiamo che ha dato un contributo e continua a dare un contributo fondamentale alla conservazione dell'auto e della moto d'epoca. Credo però che ci sia bisogno di rinnovare il modo di intendere questa associazione, e anche, lo vedete da questo inciampo, anche capire che questo mondo, come rappresentano perfettamente i due ospiti di questo nostro studio oggi, questo mondo sta cambiando e non si può rimanere ingessati a rendite di posizione che ormai non hanno più senso. Quindi bisogna veramente fare uno sforzo tutti quanti per mantenere viva l'ASI e non lasciare che si accartocci su se stessa, si chiuda e poi finisca per perdere sicuramente parte della sua importanza. Torniamo a Ruote da Sogno. Patrizio, siete qui ad Automoto d'Epoca Padova, che è diventata, l'abbiamo detto in questi giorni qui dal nostro studio, è diventata la rassegna motoristica per eccellenza in Italia, non soltanto legata alle due ruote, alle quattro ruote d'epoca, ma anche al prodotto. Sta diventando il vero salone italiano. Sì, noi abbiamo puntato molto su Automoto d'Epoca di Padova, abbiamo una galleria interamente dedicata alle moto d'epoca, dove abbiamo in pratica ripartito due grandi aree, quelle degli anni 70 e quelli soprattutto le giapponesi, le Yamaha, Suzuki, Kawasaki, eccetera, Honda, e un'area dedicata invece alle bellezze prima della guerra, compresa la più antica Vespa oggi esistente sul mercato. Ci tengo a precisare che anch'essa è in vendita. Ecco, l'aspetto caratteristico è che tutto quello che voi portate
nelle manifestazioni, sono oggetti straordinari, sono belli da vedere, da conoscere, ma sono sempre in vendita. Questa è una caratteristica importantissima. Assolutamente. Abbiamo infatti in esposizione la numero 3, che è uscita dalle fabbriche di Pontedera nel 1946, che acquista un particolare valore proprio in virtù del settantenario della Piaggio che ricorre quest'anno, ed è oltre ad altre chicche come una MV750 Super America di Giacomo Agostini, un'altra di Ducati 900 Desmo di Mike Aylward e altre bellezze che insomma oggi sono veramente rarissime da trovare. Pensate che si può veramente portarsi nel proprio garage non solo dei mezzi straordinari ma anche un pezzo importante della grande storia del motorismo mondiale. Questo aggiunge valore, non lo toglie, ma aggiunge valore alla passione per i mezzi. Giovanni Mancini, invece, la vostra presenza qui a Padova su che chiave, su quale segno si è indirizzato? Noi siamo presenti per la prima volta in una fiera di settore come questa importante. Abbiamo portato una Fulvia preparata da Rally, bellissima, che sta richiamando tantissime attenzioni nel nostro stand. Riguardo invece ti volevo aggiungere una cosa sul discorso certificazioni, che si sta trascurando per le auto anche da ex da gara, si sta muovendo, come ben sai, Abarth Classiche, con un'officina e con che fa restauro dei loro prodotti e certifica le macchine che hanno corso del gruppo Fiat. Quindi, come vedete, c'è attenzione in questo mondo crescente e speriamo che l'ASI, naturalmente c'è anche ACI Storico, l'altro grande player che da qualche anno sta entrando in maniera sempre più forte in questo settore, con tutta l'autorevolezza, la capacità e la forza dell'autoclub italiano. Quindi insomma sicuramente l'ACI può dare un contributo attraverso ACI Storico a migliorare le normative e a dare chiarezza anche a rappresentare nuovi settori come quello che Giovanni Mancini attraverso Elaborare Classic sta portando all'attenzione del grande pubblico. Io vi ringrazio per la vostra partecipazione al nostro speciale qui dallo stand del gruppo PSA ad Auto e Moto d'Epoca Padova 2016, quindi ringrazio Giovanni Mancini, direttore di Elaborare Classic, con cui avremo modo poi di rincontrarci. Ringrazio particolarmente Patrizio Zaccarelli, responsabile comunicazione di Ruote da Sogno, che ci ha dato una prospettiva ancora nuova, ancora diversa, ma torneremo poi a occuparci di voi perché veramente rappresentate talmente un caso a parte, un qualcosa di straordinario che non si era mai visto in Italia, ma io credo quasi che non abbiate rivali neanche a livello europeo, e quindi torneremo sicuramente a incontrarvi perché avete tante cose da raccontare e da raccontare agli appassionati e anche ai non appassionati di questo mondo, perché lo diciamo sempre, l'auto, la moto d'epoca, la cucina, le eccellenze del nostro territorio sono un patrimonio di tutti. Grazie per essere stati con noi da parte di Carlo Braccini e appuntamento ai prossimi programmi di Automoto TV.